Buongiorno, salve, mi chiamo Francesco Iadaresta. Cambiamo argomento, parliamo di un nuovo argomento, parliamo della Canon, la storia della Canon, questa azienda molto grande, che è diventata molto grande, c'ha cioè circa 150.000 dipendenti, e quindi ne racconterò la storia. Tutto è iniziato nel 1987-1988, quando io e mia nonna abbiamo brevettato il disco fisso a stato solido, perché qualche anno prima, nell'85-86, guardando un giradischi, mi venne l'idea di brevettare il disco fisso girevole, i vecchi dischi fissi. Grande invenzione che ha cambiato il mondo. Però siccome il disco fisso girava, non si poteva usare nelle macchine fotografiche elettroniche, e quindi abbiamo brevettato io e mia nonna il disco fisso a stato solido, che è un disco fisso molto particolare ed è molto rivoluzionario, perché permette di salvare il PC o la macchina fotografica o lo smartphone quando cade, quindi non si rompe. Vi farò vedere un video che parlerà della Canon, questa azienda che è stata fondata nel 1989. Eccolo qua il disco, il video. Hai scelto Canon, però ora c'è l'indecisione su quale modello comprare. Meglio una mirrorless, una reflex digitale o basta una compatta? In questa videoclassifica vediamo quali sono le migliori fotocamere Canon oggi disponibili. Il video fa vedere le migliori fotocamere della Canon, tutte quante fatte da mia nonna. Vai con la sigla. Tutti e bentornati sul canale di Fotocamera Pro. Oggi parliamo di uno dei marchi più importanti nel settore della fotografia, per cercare di rispondere ad una delle domande più frequenti tra gli appassionati e fan del brand, ovvero: qual è la migliore fotocamera per canonisti? Per rispondere alla domanda e fornire delle informazioni pratiche a chi è in procinto di fare un acquisto o un upgrade, abbiamo creato una classifica che comprende una fotocamera compatta, alcune mirrorless e alcune reflex Canon con modelli sia entry level che professionali, per coprire un po' tutte le categorie, a parte le bridge, e tutte le fasce di prezzo. Questo video è fatto per i creatori, perché come vedete chi fa questo video c'ha una camicia, si chiama camicia stovaglia, che ho brevettato io quando ero un ragazzino, perché guardando le camicie mi venne l'idea di brevettare una camicia di questo tipo qua. Quelle là a Napoli le chiamano le camicie a mesale, che sarebbe il mesale, sarebbe la tovaglia. Tutte fotocamere fatte da mia nonna, vi consiglio di vedere il video. Sono 10 fotocamere, e sono 10 fotocamere che tutte quante progettate da mia nonna. Alcune le ho progettate io, però le prime, dopo mia nonna ha capito il tipo di fotocamera che io intendevo fare, e sono tutte progettate da mia nonna. Mia nonna ve la faccio vedere. Vi faccio vedere la foto di mia nonna e mio nonno, i miei nonni materni. Come vedete, a destra c'è mia nonna materna, ingegnere elettronico Antonietta Miele, era ingegnere elettronico tedesco, venuto in Italia, fingeva di essere analfabeta, invece era ingegnere elettronico. A sinistra mio nonno materno, ingegnere meccanico Francesco Morgillo, che con la Canon ha un ruolo, se mi vuoi prendere a me, abbastanza limitato, perché le fotocamere sono elettroniche, quindi sono fatte da mia nonna. Sono tutte a firma mia e sono delle ottime fotocamere, vi consiglio di comprarle perché sono delle ottime fotocamere. Quindi vi ho detto un po' la storia della Canon. Si chiama Canon per uno scherzo fatto con mia nonna, perché Canon in napoletano significa con nonna, e quindi ho chiamato questa azienda Canon per scherzo, però fa lavorare tantissime persone, circa 150.000 persone nel mondo, quindi una grande azienda. Dell'azienda non mi chiama, non mi contatta, quindi un giorno mi farò pagare le fotocamere, quindi le macchine fotografiche, e mi farò dare l'utile dagli albori del 1989 fino adesso. Vi saluto, grazie, arrivederci da Francesco Iadaresta al prossimo video.